Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti alle 11 della mattina. Abbiamo voluto fare una presentazione di un nostro nuovo giocatore in maniera un po' diversa dal solito, usando la sala stampa, ma venendo in questo bello scenario di questo albergo qui al Méridien. Anche perché voi sapete, ormai ci avete conosciuto, siamo una società un po' sui generis, ci piace fare le cose fuori dagli schemi usuali. Sono qui a presentarvi Gerbino Polo, Luca Gerbino Polo. Salve. Forse facciamo prima dire Luca perché è un po' lungo. Classe 87, è alto che solossa, è 1,93. Siamo molto contenti che lui faccia parte della nostra squadra e ha accolto la nostra proposta immediatamente con entusiasmo, con la gran voglia di venire alla nostra società. E ci abbiamo messo un po' noi, ma Gerbino Polo non c'entra assolutamente nulla nei nostri ritardi, e penso che abbia detto sì subito, e ha una gran voglia di fare, è già pronto anche fisicamente perché si è sempre allenato, e noi, come tutti i nostri ragazzi che abbiamo, si aggiunge lui e crediamo fortemente anche in lui. E pensiamo di aver completato la nostra rosa e speriamo di aver fatto una squadra competitiva. Quindi gli faccio un grande in bocca al lupo, spero che si trovi bene durante l'anno, noi saremo a disposizione per qualsiasi cosa lui abbia bisogno o ci chieda, e lo tratteremo, no, bene, benissimo, come abbiamo sempre trattato tutti i nostri giocatori, e siamo a sua disposizione, speriamo che lui ci ricambi con una marea di gol, che è quello che noi gli chiediamo. E io gli darei la parola, così magari fa due chiacchiere e poi potete chiedergli quello che volete. Grazie. Buongiorno, sono molto contento di aver avuto questa proposta di Rimini, non ci ho pensato molto ad accettarla, nel momento in cui mi si è presentata questa possibilità sono venuto praticamente subito, sono molto contento del progetto e sono molto contento di farne parte, ho molta voglia di fare. Visto soprattutto di giocare, anche visto quello che è successo quest'estate, visto che è stata un'estate parecchio travagliata, piena di imprevisti, sono pieno di rabbia, visto tutto quello che è successo, sia a partire dal calcio scommesse, poi dopo quello che è successo anche in ritiro a Ravenna, una serie di cose che mi sono successe anche nella vita privata, ho subito un furto, quindi proprio quest'estate mi è capitato veramente di tutto. Bello Quindi carico. sono molto carico, non vedo l'ora di scendere in campo e ho molta, 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 diciamo che rabbia e aggressività da scaricare in campo. Quindi sono veramente carico e non vedo l'ora di mettermi a disposizione del mister, di conoscere i nuovi compagni, anche se uno lo conosco, Roberto Rosini, che cui ho sentito in questi giorni, mi ha solo che parlato bene di questa società, di questa piazza e di questa gente, quindi anche un motivo in più per venire qua, anche se dubbi, devo essere sincero, non ne avevo, e quindi sono contento di essere qui. Ho fatto un anno di C2 a Giulianova e per il resto sempre di C1 a Ravenna. Prima, quando avevo 17-18 anni, giocavo in Interregionale in Veneto, vicino a Treviso. Sono sincero, non sono soddisfatto di quello che ho dimostrato in questi anni. Sono convinto che la scelta di Rimini possa aiutarmi a realizzare anche più gol e rendermi protagonista anche sotto porta e a fare quello che non sono riuscito a fare bene in questi anni. Saremo sempre vigili sul mercato, anche perché ho dei collaboratori, se no li mando a casa, no? Invece devono rimanere attivi o operanti nella società. Diciamo che riteniamo di essere al completo, poi se dovesse esserci qualcosa che non funziona saremo sempre pronti a mettere dei ripari, insomma.